Un ragazzino di 9 anni ogni pomeriggio afferra la cavezza e guida due mucche verso la valle. Un fagottino, la mamma, gli ha messo una fetta di pane bianco, di frumento. Una merenda di lusso per i contadini di quei tempi. Lo aspetta un altro ragazzo, stessa età e altrettante mucche, solo che è più povero. Per la merenda ha solo una fetta di pane nero, lo scuro e aspro pane di segale. Ogni giorno il primo ragazzo dice: mi fai un favore? Vuoi che scambiamo il pane? Quel ragazzo si chiama Giovanni Bosco. La mamma che cuoce al forno il pane bianco e gli insegna la generosità si chiama Margherita. Abitano in una casetta dei vecchi. Il papà, Francesco, è morto quando Giovanni aveva 2 anni. Giovanni ha 2 fratelli, Antonio e Giuseppe. Hanno una voglia matta di giocare e di far chiasso. Margherita è contenta che vadano a scorrazzare nei prati, ma mentre partono dice: ricordatevi che Dio è con voi. Al termine della mietitura tirano il fiato insieme, affaticati, perché i 3 fratelli giocano come ragazzi ma lavorano anche come contadini. La mamma dice: ringraziamo il Signore, è stato buono con noi, ci ha dato il cibo quotidiano. D'inverno alcuni mendicanti vengono a bussare alla porta della casetta. Margherita dà un brodo caldo e ripara come può i zoccoli. A Giovanni, che le domanda perché, la mamma risponde: Dio è dappertutto, ma specialmente nei poveri. A 9 anni Giovanni ha il grande sogno che segnerà la sua vita. Vede una moltitudine di animali feroci. Una donna misteriosa gli dice: ecco il tuo campo, ecco dove dovrai lavorare. Ciò che adesso vedrai succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli. Giovanni vede gli animali feroci cambiarsi in agnelli mansueti e poi in una folla felice di ragazzi che saltano, corrono, fanno festa attorno a quella signora. Giovanni è confuso. Allora la donna gli dice: a suo tempo tutto comprenderai. Giovanni e sua mamma vedono nel sogno una strada per la vita, una vita da spendere per i ragazzi poveri e sbandati. Le trombe dei saltimbanchi hanno annunciato la festa patronale e Giovanni è in prima fila. Studia con attenzione i trucchi dei prestigiatori, i segreti degli equilibristi. Giovanni è lì per imparare quei trucchi e quei segreti. A far del bene ai ragazzi vuol cominciare subito, attirandoli con giochi e spettacoli. Balza sulla corda tesa tra 2 alberi e vi cammina tra gli applausi dei suoi piccoli spettatori. È una sera di domenica e Giovanni dà il primo spettacolo ai ragazzi dei dintorni. Ha faticato per mesi, provando e riprovando. Di lassù, come da un piccolo pulpito, Giovanni fra poco ripeterà la predica sentita alla messa del mattino. I giochi e la parola di Dio fanno del bene. Una gelida mattina di febbraio, Giovanni parte da casa e va a cercarsi un posto da garzone. È sicuro che per far del bene a tanti ragazzi deve studiare e diventare prete. Ma Antonio, che ha già 18 anni ed è un rude contadino, non è d'accordo. Gli ha gridato infinite volte: i libri non li voglio, devi prendere la zappa come tutti noi. Per 3 anni Giovanni lavora come ragazzo di stalla alla cascina Moglia. Conduce le bestie al pascolo, munge le mucche, porta il fieno nelle mangiatoie, guida i buoi che arano i campi. Quando può, seduto all'ombra degli alberi, mentre gli animali brucano l'erba intorno, riapre ostinato i suoi libri. Il padrone scuote la testa. Perché leggi tanto? Voglio diventare prete. Per studiare ci vuole un mucchio di soldi. Dio ci penserà.
E Dio ci pensa sul serio. Antonio si sposa. Giovanni può tornare a casa. Va a frequentare le prime scuole a Castelnuovo. Ha già 15 anni. Fa tanta strada a piedi. Quando piove, apre l'ombrello e calza gli zoccoli. Dopo un anno a Castelnuovo si trasferirà alle scuole di Chieri. Studierà e lavorerà sodo e si farà tanti amici. Durante le lunghe vacanze scolastiche, Giovanni è sempre circondato da ragazzi. Li attiravano i miei racconti, i giochi, i canti. Molti, anche tra i più grandi, non conoscevano la verità della fede. Tra giochi e racconti insegnavo il catechismo e le preghiere cristiane. Era una specie di oratorio. A 20 anni, Giovanni Bosco prende la risoluzione più importante della sua vita. Entra nel seminario. Chi vi entrava a quei tempi indossava una veste nera, la talare. Era un segno per dire a tutti: intendo diventare prete e vivere come deve vivere un prete. Il 5 giugno 1841 l'arcivescovo di Torino pone le mani sul capo di Giovanni Bosco e lo consacra sacerdote. Alcuni minuti dopo Giovanni celebra la sua prima messa. Ha 26 anni ed è diventato Don Bosco. La prima parte del suo grande sogno è realizzata.